hanno avuto la capacità di assorbire in parte l'impatto, e non è una cosa marginale. In fondo, con poche decine di migliaia di euro è stato sistemato. Fosse stato un ponte orizzontale, probabilmente sarebbe crollato. Come ahimè crolla qualche ponte, perché gli appoggi, calcoliamo secondo le norme, no? Gli appoggi non hanno qualche perdito. Adesso è obbligatorio perché finalmente si sono accorti che l'Italia è sismica, ma fino a 15 anni fa l'Italia non era tutta sismica, mentre invece i terremoti li abbiamo sempre avuti. Se l'Italia è anche il paese dove qualche sindaco negli anni 50-60 diceva: non dichiarate sismico il mio comune perché altrimenti perdo i turisti. Silenzio. Eppure è successo. E finisco. Potrei andare avanti domani mattina, ma non è il caso. Andiamo alla conclusione con l'intervento dell'assessore urbanistica Antonelli, che ci racconterà come, dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista politico, vive questo ponte. Grazie. Un paio di settimane fa ero in ufficio, una mattina mi chiama Roberto Camillis. Mi dice: guarda, ti devo mandare un mio amico che deve invitarti a partecipare a un convegno. Io va bene, dico ok, vado via. E mentre aspettavo questo signore che non conoscevo, questo signore che è qui a fianco a me, pensavo a quale scusa trovare per dire di no. Non conoscevo neanche l'argomento, ovviamente, però ho sempre l'impressione che i convegni siano una perdita di tempo in realtà. Mi piace molto più lavorare, misurarmi con l'attività quotidiana. Poi entra questo signore che, già da un punto di vista quindi epidermico, mi risulta simpatico, e ancora di più quando si siede e mi dice: io sono a Milano, faccio l'editore, sono arrivato a Pescara nel 2009 dopo il terremoto, sono stato accolto da Pescara e dai pescaresi in maniera straordinaria, non mi sarei mai aspettato un trattamento del genere, per ringraziare Pescara e i pescaresi di questa accoglienza ho editato un libro che è sul ponte, un libro sul ponte del mare, che non aveva con sé, l'ha donato successivamente. E mentre parlava ho già deciso dentro di me di partecipare, perché mi sono sentito innanzitutto orgoglioso di essere pescarese e abruzzese, perché questo complimento l'ho percepito come assolutamente sincero. E l'idea che un aquilano donasse a Pescara un libro sull'opera simbolo di Pescara, ma hanno ragione tutti quelli che hanno detto che questa non è più l'opera simbolo di Pescara, ma l'opera simbolo d'Abruzzo, io dico anche dell'Adriatico in qualche modo, perché davvero è così. Ecco, mi sembrava un motivo sufficiente a farmi essere presente, a prescindere dalle letture che dall'esterno magari si daranno a questa presenza, che invece ritengo doverosa. Perché ritengo doveroso che ci sia il confronto, perché ritengo doveroso che ci sia l'assunzione delle responsabilità. Io sono ancorato a una serie di ricordi per quanto riguarda il ponte del mare, il primo dei quali non può che essere quel pomeriggio del 2007, se non vado errato, quando fu presentato il progetto in Consiglio Comunale, c'era l'architetto Pigler, lo illustrò. Io mi astengo insieme ad altri colleghi dell'opposizione di allora, uno solo votò contro, non so bene per quale ragione, ma per fortuna, come sanno perfettamente i miei amici consiglieri comunali, ex consiglieri comunali, il Consiglio Comunale non è come in Senato. L'astensione non vale un voto contrario, in verità è un voto favorevole. Spesso ci manca il coraggio di dire esplicitamente che siamo d'accordo a che si faccia una cosa. E invece questo coraggio io credo che noi lo dobbiamo avere, e se non ce lo abbiamo lo dobbiamo assolutamente recuperare. Perché altrimenti siamo avviati tutti in modo inesorabile verso la sconfitta. Che la sconfitta dei nostri territori, che la sconfitta dei nostri luoghi, che la sconfitta è la nostra città, che la nostra sconfitta innanzitutto. E sicuramente una sconfitta è stata quella di non aver completato un percorso che secondo me era ideale,
iniziato con il ponte, che poteva avere una sua logica ottimale definizione, sistemando le aree dell'ex cofa. Abbiamo perso un'occasione, lo dico non per fare polemica, ovviamente non mi pare né il luogo né il momento, ma per avviare una seria riflessione, perché nel futuro ci sia una maggiore capacità di sedersi e di ragionare su quelle che sono le prospettive strategiche della nostra città, della nostra regione, del nostro paese. Altrimenti il fallimento, reale, è davvero dietro l'angolo. Io mi voglio complimentare innanzitutto con chi ha pensato e chi ha progettato. Credo che ci sia stata la felice coniugazione tra l'idea e il progetto. A me piace immaginare il ponte come uno schizzo, in qualche modo, gli schizzi che prima illustrava l'architetto Pigler. Bene, questi schizzi, e credo che i progettisti abbiano il grande merito da questo punto di vista, sono rimasti tali anche nella fase progettuale. Cioè il ponte realizzato è molto molto simile a quello schizzo che è stato disegnato da Pigler, e che in qualche modo è lo schizzo che è posto sul fiume e sul mare, e in qualche modo è disegnato nel cielo di Pescara e dell'Abruzzo. Non sto qui a ricordare che da lì veramente abbiamo non solo Pescara sotto di noi, ma gran parte dell'Abruzzo. E anche quella pendenza che a volte potrebbe sembrare poco agevole, lo dico visto che ci corro spesso sopra, visto che faccio l'arenaia fino al porto turistico e torno indietro, è però un momento di piacevole fatica, soprattutto perché davvero questa struttura ha avuto la grande capacità di unire due parti della città che prima erano divise. Non c'era nessuna possibilità per noi di Pescara Nord di arrivare correndo in bicicletta verso il porto turistico, la Pineta, verso lo stadio e viceversa. Quindi un altro obiettivo colto, io credo un'infrastruttura assolutamente strategica, che però vorrei tanto non fosse un punto di arrivo o un punto di partenza. Spero tanto che tra un anno, poco più, e lo dico guardando in particolare Giuliano Rossi che è laggiù e che ho scoperto essere uno straordinario funzionario, mi spiace che sia solo funzionario per il momento, perché ha molto lavorato sia a questo ponte, ha molto lavorato anche sul ponte nuovo, i cui lavori dovrebbero prendere avvio tra poco più di un mese e mezzo, se tutto andrà per il verso giusto, se nessuno professore andrà a sottolineare che magari qualche firma è stata posta in ritardo, non è vero, però in questo mondo folle ormai in cui tutti noi ci troviamo a vivere e amministrare è tutto possibile. Ecco, dicevo che questo ponte nuovo potrà rappresentare in qualche modo un'altra infrastruttura altrettanto strategica per la città e per l'Abruzzo. Voglio chiudere, per guadagnare un pochino del tempo che giustamente il professor Siviero si è preso, perché è stato davvero piacevole ascoltarlo, dicendo che voglio recuperare una frase riportata nel libro, saluto, non ricordo di chi, ma è una frase che ho molto condiviso e che secondo me deve essere, come dire, una sorta di stella polare per tutti quelli che si candidano a fare politica e amministrare le comunità. Sognare per credere, credere per fare. Ecco, io credo che un sogno, siamo arrivati a una realizzazione, non smettiamo di sognare, cerchiamo di stare dentro anche il senso pratico delle cose. Evitiamo cioè di penalizzare i nostri territori con battaglie politiche che davvero a volte non hanno assoluto alcun senso. Io vi ringrazio. Bene, a questo punto io ringrazio tutti gli intervenuti, prima di dare la parola a Luciano Alfonso per le conclusioni. Devo dire che le cose che ho detto all'assessore Antonelli non era per convincere, è la verità. Io devo ringraziare la città e i pescaresi perché subito dopo il terremoto sono riuscito immediatamente a ripartire. Grazie all'aiuto che mi hanno dato una serie di cittadini di Pescara che io manco conoscevo e che per una serie di ragioni si sono fidati di me e mi hanno dato tutta la loro disponibilità. E io dopo pochi giorni dal terremoto sono riuscito a pubblicare nuovi nomi. Questo lo devo ai cittadini di Pescara e non l'ho detto prima perché poteva sembrare peggio di adesso, l'ha ricordato l'assessore. E io ringrazio la città. Allora,
ecologico, morale, però voglio donare un'opera che spero piacerà a tutti, questo volume che ho fatto sul ponte, dopo aver fatto un altro bagno di fuoco che vi assicuro non accade quasi mai, ve lo assicuro, con la presentazione del volume Le ragioni dell'Abruzzo al Circus di Pescara, con l'intervista a Luciano Raffonte, oltre 2000 persone, intervenne, cosa che non succede, ripeto, quasi mai per la presentazione di un libro. Io vi ringrazio e do la parola a chi, come dire, ha governato tutto questo. Diciamo. Ma io ringrazio questa bella occasione, ancorché impedita quasi dalla temperatura. Però vale questa iniziativa, perché le città vivono di strutture, di infrastrutture, ma anche di coltivazione della memoria. E io vorrei leggere questa iniziativa come la volontà di memorizzare qual è il procedimento grazie al quale si fanno le opere di utilità collettiva, e poi qual è il procedimento per aggiungere anche nel futuro opere che producono utilità e bellezza. Credo che l'apporto di tutti abbia determinato davvero la compiutezza di una lettura intelligente. Mi trovo convinto dai contributi di quelli che hanno parlato prima di me, convinto e anche facilitato nel portare anche il mio punto di vista. Vedete, se proviamo a pensare come siamo partiti per riuscire a concepire questa iniziativa, prima progettuale, poi procedimentale, finanziaria, poi realizzativa e poi anche di esaltazione culturale. In principio c'è stato un vuoto. In principio la questione era il vuoto che caratterizzava le due parti di città e soprattutto il vuoto che caratterizzava il rapporto tra il fiume e la città. Io mi sono ritrovato con i suggerimenti di alcuni molto più esperti di me che mi hanno tallonato nel cercare di rideclinare un rapporto di appartenenza tra fiume e città. Erano le settimane durante le quali noi inauguravamo decine di giardini e di parchi, di spazi verdi per i bambini e le donne di questa città. Ci fu un pescarese speciale, un giornalista del quale non faccio il nome per evitare, diciamo, di influenzare le anticoncorrenze, e mi disse: ma non pensate che ci sia uno spazio di grande vocazione per recuperare il rapporto tra bambini e città, famiglie e città, che per esempio è il mare e accanto al mare anche il fiume? Non si potrebbe pensare ad un segno architettonico, magari con la forza anche di una valenza artistica, culturale, che possa ricucire questi giacimenti di valore che la città di Pescara ha a sua disposizione? E mi fece vedere un articolo del 1967, in corrispondenza del quale si scriveva che un architetto di Pescara, Michetti, pensava a realizzare un'opera di questo tipo. Io approfondii questo articolo di un giornale che non faceva e non fa tante copie e cominciai a elaborare. Mi sentii naturalmente con la giunta di allora, con le persone che avevano prevalente competenza della giunta di allora, Armando Mancini, Tommaso Di Biase, la struttura tecnica che mi supportava e supporta anche i decisori comunali di adesso, e cominciamo, diciamo, a delineare la possibilità di mettere in campo qualcosa di realizzativo, ma di delicatamente realizzativo. Io ho sempre avuto la passione per qualche lettura di filosofia, e adesso devo stare attento perché è presente qualche docente di filosofia, ancorché emerito, e mi colpiva quello che per esempio diceva sia Martin Heidegger che Jürgen Habermas a proposito del fatto che l'uomo si fa riconoscere se sa impiegare la tecnica, e della tecnica la capacità realizzativa, e la capacità realizzativa si inserisce bene quando rispetta quasi la dignità dei luoghi. E c'è stata una riflessione per esempio circa il rapporto tra il diritto e la tecnica realizzativa. Il diritto riconosce diritti alle persone nel momento in cui si fa carico
di quali sono quasi i luoghi, il rapporto tra Dio e le persone, la storia delle persone. Insomma, un'opera, quando viene concepita e poi dislocata realizzativamente, è come se dovesse rispettare la condizione esistente e preesistente. Deve essere volontà di potenza, deve esprimere la capacità della potenza realizzativa che supera i limiti ostacolanti quasi della vita delle persone, però deve essere rispettosa di quello che c'è. Andai all'ANAS e parlai con un grande dell'ANAS, il direttore generale tecnico dell'ANAS, e dissi al mio direttore, Michele Delta, chi mi può aiutare a fare un'opera che non sia solo un'opera che produce comodità e utilità, ma anche bellezza? Chi è che può fare in modo che Pescara, addirittura se fosse possibile pensarla come un film, che può consentire a Pescara di vedere il titolo del film? E lui mi disse, c'è uno che ti può aiutare. Mi disse anche una parentela, che qui non posso ripetere. Questo è Enzo Siviero. Ho detto, ma come lo ritraccio? Guarda, dovrei avere il numero. Mi diede il numero di telefono di Siviero, lo chiamai due giorni. E grosso modo la presentazione fu quella che è stata riproposta. Io gli dissi, guarda, non ti chiedo un'opinione, ti chiedo aiutami a realizzare questo ponte. Fa tu, concepisci tu, pensa tu, però devi venire, scruta, respira la condizione, quasi l'atmosfera, il contesto, entra dentro, conosci i geni invisibili di questa città. E mi ricordo, insomma, cominciò questo straordinario cammino. Abbondante era la capacità sua di ispirarsi e ispirare i gesti anche dei suoi eventuali collaboratori. Siccome realizzare significa mettere insieme tutto quello che serve per realizzare, mi cominciai a porre il problema della risorsa finanziaria. E dissi, anche qui non dobbiamo essere scontati. Avevamo la possibilità allora anche di trovare copertura pubblica, ma non era la stessa cosa. Cioè si sarebbe rimpicciolito il valore culturale dell'opera. Cioè, se fosse stato un meccanismo di copertura finanziaria pubblica, istituzionale, la capacità di guadagnare ascolto dell'opera nei confronti delle persone non ci sarebbe stata allo stesso modo. Dovevamo fare sì che l'opera venisse proprio partorita anche dalla generosità delle persone. E di quali persone? Di quelle che avevano di più. E allora cominciò un'opera, diciamo, anche di pedagogia. Cominciamo a scrivere lettere all'indirizzo di chi aveva di più, per cercare di fare in modo che si sentissero coinvolte, responsabilizzate, in un rapporto realizzativo delle opere pubbliche che la storia antica ha già conosciuto. Nell'antica Grecia e nell'antica Roma le opere pubbliche venivano concepite così. Cioè chi più aveva provvedeva. Usammo anche questo ragionamento. Naturalmente non tutto venne messo in campo da chi aveva di più, ma cercammo anche poi il coinvolgimento, col crescere della copertura finanziaria, col definirsi del progetto, cercammo anche intanto una sponda di copertura da parte di un soggetto comunitario di origine bancaria che era la fondazione della fondazione. Ci fu un'attività quasi comunitaria nel cercare di accompagnare lo sforzo di questa realtà di progettisti o di operatori della progettazione. Noi sapevamo che ci voleva bravura, però una bravura non asettica, non solo dotata di tecnè, ma una bravura capace di mettersi in ascolto, in espressione. Siviero è stato bravissimo e lo avete colto, ma poi si definì con l'individuazione della struttura tecnica comunale il chi poteva ulteriormente completare. E quindi arrivarono i De Miranda, Pichler, l'ingegner Di Mascio. Ci dovevamo fare carico anche di rimpicciolire le difficoltà che pure non mancavano. Io mi ricordo, per esempio, l'operatore economico che operava nei pressi dello spazio sedime del cantiere, che nel mentre andava avanti l'idea realizzativa e anche il procedimento, nei suoi dettagli particolarissimi, da qualche altra parte si organizzava resistenza bloccante, per esempio ad opera di questo piccolo operatore che produce e vende pizzette nei pressi del sedime del ponte. Io ho avuto come docente Gianfranco Miglio, tra gli altri, il quale dice che amministrazione
evoca ministero e ministero evoca minus. L'operatore di pizzette ci poteva ostacolare il grande progetto magisteriale del ponte. Ci dovremmo occupare anche di convincere quel signore per fare in modo che non ostacolasse, per esempio, o con un ricorso tipico alle autorità competenti o con un atteggiamento fastidioso nei confronti del procedimento. Devo dire, riuscimmo anche a convincere lui, ci guadagnò qualcosa che credo coincidesse con l'utile di un anno di attività, credo 30.000 euro costò il superamento, diciamo, delle difficoltà della sua ragionevolezza. Lo dico adesso non perché voglio mettere all'indice il comportamento di un singolo, ma per sapere che quando si fa un'opera c'è bisogno del progettista, del bisogno di quell'opera, del progettista, dell'entusiasmo quasi motivato sul piano culturale della comunità. C'è bisogno che tutti quelli che devono dire di sì con i pareri dicano di sì, ma c'è bisogno anche che all'ultimo momento non esca una difficoltà che poi diventa gigantesca nella sua superabilità. Insomma, c'è bisogno, una parola, della previsionabilità di tutte le difficoltà. Quest'opera è nata sotto il segno, diciamo, di Zeus, perché ha superato difficoltà anche impareggiabili. Mi ricordo una volta che ci fu anche la questione della luce del ponte. La luce del ponte non è la luminosità sovrastante, è, diciamo, l'altezza dello spazio che si pone sotto la livelletta del ponte. Riuscimmo a superare anche quel livello di questione quasi tecnica e alla fine siamo arrivati alla sua inaugurabilità. Che cos'è che ci regala il Ponte del Mare? Se lo dovessi spiegare a mio figlio Francesco Cetteo, direi che ci consente una veduta dal futuro del presente. Cioè, la sensazione che si ha sul ponte non è la sensazione, diciamo, attuariale di un'opinione o di una veduta, è la sensazione al futuro della lettura e della veduta del presente, che è molto di più della vista. Cioè, la veduta è la profondità del presente però concepita dal futuro. E perché riesce questo? Perché in corrispondenza dello spazio anche stretto, camminabile del ponte, si consente, secondo me, nell'unico luogo, la cucitura della città col suo paesaggio, della città col suo territorio. Questo incastonamento di città e territorio riesce, per quanto riguarda Pescara, solo in quel punto. Se voi lo rifate dopo questa bella giornata col contributo di tutti e vi soffermate nella parte dove è più comodo fermarsi e poi guardate, volgendo lo sguardo alle montagne, quelle montagne che non sono neutre per l'Abruzzo, perché quelle montagne un galantuomo di Pescara di nome Flaiano ce le ha donate come se fossero le basiliche che l'Abruzzo non si è ritrovato. Allora, le basiliche dell'Abruzzo che l'Abruzzo non ha saputo donarsi sono appunto quelle montagne, e il fiume che fa sì che Pescara prenda questa denominazione e che D'Annunzio ci consegna come più città fluviale che città di mare. È chiaro allora che quel ponte, il nostro ponte, questo ponte, nei fatti ci fa una grande donazione, che è la donazione, diciamo, di una sagoma da paesaggio che concilia territorio e città. Ma ancora, se noi volessimo dire, questo ponte fa in modo che finalmente Pescara abbia una grande appartenenza. E qual è l'appartenenza che Pescara si dona con questo ponte? È l'appartenenza che, per esempio, un grande studioso di città, che a noi è piaciuto tante volte ricordare, Richard Florida, dice che una città è l'insieme dei suoi abitanti, è sicuramente la produzione della sua ricchezza, è sicuramente la grandezza del suo suolo, ma una città è anche la sua immaginabilità e la sua desiderabilità quando si va lontani. Allora, che cos'è che quando si è lontani, almeno per chi l'ha visto questo ponte, consente a Pescara la sua immaginabilità, la sua desiderabilità e la sua ricordabilità? Provate a pensarci in termini di modernità. Di sicuro il ponte del mare. Questo non deve organizzare una separatezza tra chi ha avuto la fortuna, diciamo, di poterla percepire, concepire, facilitare, realizzare, e gli altri che magari la vivono.
ormai è un elemento dell'identità della città, per quello che identità significa appartenenza. E per quello che appartenenza noi sappiamo quante volte ci manca nel nostro rapporto con le istituzioni, con la politica e con le amministrazioni. Mi leggevo qualche giorno fa, proprio per cercare di essere motivato oggi, che cos'è che manca all'Europa oggi? E il suo rapporto di appartenenza, se la si concepisce istituzione, non dispone dell'appartenenza rispetto ai cittadini. E che cos'è che consente appartenenza di una istituzione con i cittadini? Di sicuro la lingua, di sicuro il processo partecipativo, ma anche qualcosa che ne determini il legame, il legamento. Pescara, attraverso questo elemento, è come se avesse un ulteriore bagno di appartenenza, un'appartenenza che consente la desiderabilità, la immaginabilità, la ricordabilità. Ma voglio dire un'altra cosa ancora. Vedete, questo ponte evoca un altro ponte, che è il ponte che si farà, che ha maggiore anche utilità, è il ponte nuovo, quello che si farà per consentire all'asse attrezzato finalmente di declinare tutto se stesso, perché l'asse attrezzato, quando venne pensato, non era il braccio privo delle dita che è stato per 35 anni. L'asse attrezzato era un grande asse che consentiva la velocità di accesso a Pescara e da Pescara a Chieti, ma soprattutto a Pescara, prevalentemente al porto di Pescara, e poi nei luoghi dove si erogano servizi a domanda individuale e collettiva, l'ospedale, il tribunale, l'università. Noi abbiamo avuto l'asse attrezzato, ma non avevamo gli svincoli, gli accessi. Uno se ne è fatto, quello di Via Tirino. Poi si deve perfezionare quello che scende al porto, si deve perfezionare quello che va all'ospedale, e io mi auguro si perfezioni anche quello che andrà a nord di Pescara in corrispondenza di quello che potremmo chiamare collegamento. Il ponte nuovo consentirà di fare sì che si arrivi facilmente alle aree di risulta. Quel ponte è più dotato di utilità di questo. Ma questo che cos'è che ha di più rispetto a quello? Questo ponte ha consentito una rieducazione dei pescaresi. Mi fa piacere che è presente l'onorevole Delfino, che tanto si è battuto per fare in modo che Pescara si dotasse di spazi, di strutture e di infrastrutture. Questo ponte che cos'è che dà insuperabilmente rispetto agli altri, delle altre situazioni urbanistiche dell'Abruzzo? Consente educazione, consente rieducazione, pedagogia. Quale? Anche le signore vestite di nero della Marina Sud di Pescara concepiscono che andare a piedi non significa perdere tempo. Io vengo da una generazione di nonni e di zii che pensavano che andare a piedi significasse perdere tempo. Oggi a Pescara cominciano a concepire l'andata a piedi come un'attività che regala e restituisce salute. Quel ponte oggettivamente è un baluardo, è un giacimento, è una specie di elemento del firmamento della pedagogia di una città. Voi provate a pensarci, ve lo dice uno che non è un ginnasta. È oggettivamente questo quello che di più fa questo ponte per quanto riguarda lo stile di vita individuale di ogni cittadino di questa città. E ancora, questo ponte evocherà anche, io mi auguro, almeno per quanto riguarda le mie intenzioni, un'altra opera di cui secondo me si deve dotare la città. Sul piano dell'arredamento estetico, della dotazione estetica, dell'arricchimento estetico della città, penso a quello che potremmo chiamare, se siamo d'accordo, ma anche lì sentiremo i ragazzi, il ponte del cielo. Perché il ponte del cielo che si diramerà davanti alla nave di Cascella consentirà al mare Adriatico, per la parte che interessa Pescara, di essere percepito come un grande giardino incommensurabile, come incommensurabile il mare a favore di tutti i pescaresi. Per fare in modo che questo venga concepito, progettato, procedimentalizzato, finanziato e realizzato, c'è bisogno di saperne la fondamentalità, di concepirne il valore. Perché io penso di riuscire a convincere, assieme a tanti altri, coloro i quali dovranno decidere? Vedete, in questi giorni si riparla del tema della grandezza di Pescara. È un tema che dovremmo affrontare anche in una sede possibilmente scientifica, per quanto la politica si possa permettere sedi scientifiche.
però mettiamoci d'accordo, la sede scientifica è quella che per esempio esamina dati, non è quella che evoca per forza il professore con la parrucca universitaria, con tutto il rispetto dei professori universitari. La sede scientifica è quella che mette a confronto dati oggettivi. Io non sono convinto che la grandezza che serve a Pescara è una grandezza tradizionale, non è per esempio la grandezza del suolo, non è la grandezza degli abitanti, premesso che non siamo più al tempo della città di Ur, quando più abitanti significavano più persone maschi armabili e quindi più sicura la vittoria. Non è la grandezza del suolo, perché il suolo che non ho dentro le mura mie me lo posso prendere dentro le mura di un'altra città, perché intanto le città non sono più murate. Io vorrei un'altra grandezza, per esempio la grandezza delle strutture che sono capaci di modernità di funzionamento. Per me una struttura capace di modernità di funzionamento è l'aeroporto, il porto, la ferrovia, ma ci sono strutture capaci anche di potenziamento di una città, che sono le strutture che offrono il bello come elemento che esprime significato, che accoglie dentro di sé, che fa in modo da consentire il pensare a dell'altro completamente nuovo. Il ponte del cielo secondo me è un ponte che consente espressione di potenza estetica, di valore estetico, di irripetibilità estetica. Io penso che Pescara si debba dotare di questa grandezza, di una grandezza che attragga flussi di persone, perché a Pescara ci si trova quello che altrove non c'è, nel confronto che è sostenibile tra Pescara e non solo l'Abruzzo. Sono molto invidioso di Ancona, quando Ancona, che ha pochi abitanti, meno di Pescara, che non ha un suolo molto più grande di Pescara, però conta molto di più di Pescara, poiché c'è un porto che funziona più, molto di più di quello di Pescara. Così come sono invidioso delle città che si possono permettere il bello, per esempio il bello che io rilevo e inseguo a proposito di città storiche, storicamente dotate, come Mantova. Allora, il ponte del mare, volendolo rileggere alla luce di questa riflessione, è un elemento infrastrutturale che consente anche una grandezza su misura della contemporaneità che noi viviamo, che non è la stagione temporale della città di Ur o della città del mio amico sindaco di Campobasso, il quale dice: ma se io avessi più cittadini maschi potrei applicare quella norma del 49 che mi consentiva di ordinare a tutti i cittadini maschi in forza fisica di pulire le strade quando le strade vengono innevate e non ho magari le risorse finanziarie adeguate. Ordino con ordinanza che mi consente una legge del 49 di pulire in ragione della forza fisica dei cittadini maschi la mia città e le strade della mia città. Siccome io so che quella norma è stata abrogata, superata, siccome so che le guerre non le dobbiamo fare più con la forza fisica e speriamo che non le facciamo più neanche con la forza tecnologica, allora la grandezza della città che io vorrei è una grandezza fatta di bellezza e di funzionalità, sapendo che sempre Martin Heidegger ci insegnava e ci ha insegnato che funzionalità è esattamente il contenuto di competitività. È competitiva una città se funziona, e una città funziona se accoglie dentro di sé. Una distinzione che mi convinceva di campagna rispetto a città è che la campagna è difficile da raggiungere e al massimo ci si vive in pochi, la città invece è facile da raggiungere, ci si va in tanti per scambiare opinione, per produrre cultura, per riconoscersi e aiutarsi. Una città che si dota di ponti, una città che diciamo si ritrova attorno al ponte e a un ponte come quello del mare, è di sicuro una città che vive in pace ed esprime il meglio di sé. Vedete, la potenza della tecnica, la potenza della ricerca è una potenza che mi convince se fa sì che ciascuno esprima il meglio di sé. Il ponte del mare ha consentito l'espressione del meglio del luogo che aveva attorno a sé. Voi provate a ritornare all'indietro, anzi concepite il contrario del ponte del mare. È possibile oggi dotarci della privazione del ponte del mare? Un giornale ha scritto 2 anni e mezzo fa, 30 mesi fa, e la ragione per cui quel giornale ha perso la mia stima
domani si smonta il ponte del mare, solo perché c'era bisogno di fare un intervento manutentivo, se lo ricorda Marcello Antonelli di sicuro, uscì una locandina. Sarebbe immaginabile oggi, con le abitudini, con le tradizioni, con le scelte anche di vita dei bambini di Pescara, provare a privarci o immaginare lì un'altra dotazione per la città? Io credo assolutamente di no. Per queste ragioni era giusto un libro, era giusta l'inaugurazione, è stata giusta l'inaugurazione. Noi non potevamo permetterci quello che purtroppo è stato costretto a fare Cacciari o a non fare Cacciari. Io a Cacciari gli ho chiesto perché non l'hai inaugurata, perché mi ha detto è nata sotto una stella sfortunata quel ponte, non solo per i costi e non solo per le denunce, anche per la paura. C'è una paura rispetto a quel ponte, c'è la paura che a volte prende con sé la vergogna, è costato troppo tutto, è tutto stato troppo lungo, sembra quasi interminabile il lavoro definitivo di quel ponte. Andava inaugurata quell'opera, quest'opera, ma soprattutto andava anche resa possibile la ricostruzione della sua memoria, cioè come ci si è arrivati, e il libro consente questo. Guardate, alcune cose vengono consentite dalla vista e dalla veduta, altro dalla lettura, dalla fotografia, dalla possibilità di ritornare a fondo della questione. E come dire, io voglio ringraziare Textus, che poi è Edoardo Caroccia. Caroccia è Textus e Textus è Edoardo Caroccia. È un po' come nella coincidenza, per quanto mi riguarda, tra Pescara e questo ponte e il ponte Pescara. Grazie davvero a Caroccia perché ha avuto il coraggio, grazie a voi nonostante il freddo e grazie a quelli che hanno consentito il ponte, che sono tutti qui. A Marcello Antonelli un grande e buon lavoro, sapendo che dobbiamo fare ancora tanto per Pescara. Grazie a tutti. Cuore, il libro è un'offerta straordinaria per riuscire.